Salve a tutti e bentornati sul canale della Sedia a Due Gambe. Vi devo delle scuse per non aver pubblicato niente queste ultime settimane, ma finalmente eccomi qua. Tornato con un video diverso dagli altri, un video speciale, leggero, una bella scusa per ricominciare a postare video. Nell'ultimo episodio pubblicato di Mario & Luigi Superstar Saga, mi sono lamentato parecchio del design che avevano deciso di affibbiare al povero vecchio Drago Coco sulla cima della montagna Tiritera. Una specie di drago? Questo abominio, la conformazione fisica controversa e inefficace, come potete intuire, non mi faceva alcuna paura, anzi in verità mi faceva un po' schifo. Sono talmente disdegnoso di questo misero boss che penso che non commenterò la scena, anzi farò altro. Era una seratina splendente e mi trovavo a guardare i commenti lasciati sotto il mio ultimo video, quando vedo un solito commentatore, che per privacy chiamerò Light D, anzi L di Alga 96, che mi aveva scritto: io mi aspetto il video di un nuovo... Sì, così che parla. Io mi aspetto il video di un nuovo design del boss fatto bene. Punto, spazio, minore 3. Beh, ero sul punto di cancellare il commento quando ho pensato: perché non sfruttare l'idea senza copyright di un iscritto per fare finalmente un video decente sul mio canale? Allora ero lì, pronti via, sono partito a razzo. Che ci vuole a fare un redesign di un drago del genere? Ho imbracciato carta e matita e ho cominciato a disegnare come mai avevo fatto prima. Sì, non l'avevo mai fatto prima. Non avevo minimamente contato il fatto che non sapessi disegnare nemmeno il cerchio con il bicchiere. Così ho imbracciato il mouse e mi sono detto: utilizzerò i moderni mezzi della tecnologia che l'uomo ha creato per me per realizzare questa idea, partendo da un soggetto senza talento quale sono io, punto esclamativo. Così ho aperto uno dei miei programmi preferiti, Adobe Photoshop, che utilizzo sempre per creare le mie thumbnail dei video YouTube. Ma principalmente lo utilizzo per photoshoppare Dlarz in situazioni che mi fanno ridere. Per cominciare con il restyle del drago, ho cercato come un imbecille Google su Google, poi successivamente le specifiche sprites, ovvero un'immagine fatta da pixel comunemente utilizzata per i videogiochi vecchio stampo. Cercato tra tutte quelle del gioco, che vi blurrerò per non spoilerarvi niente, trovo quella del nostro orrido drago, che salvo immediatamente. Il passo successivo è stato ritagliare la sprite da dove volevo cominciare e ho iniziato a immaginare quello che volevo. Voglio portare alla vostra attenzione prima di iniziare che la sedia qui presente non è un disegnatore e che questa è la primissima volta che mi cimento in questa attività. Analizzata perfettamente l'immagine, ho capito immediatamente, dopo un'ora e un quarto, cosa principalmente fosse sbagliato in quel disegno. La testa e il corpo erano discordanti quanto una pizza condita con l'ananas. Così, il mio primo approccio è stato quello di staccare la testa del drago e metterla da parte. Tutto ciò che dovevo modificare di quella figura era il corpo. Un corpo piccolo, striminzito eppure debole per un drago, a cominciare da quelle piccole alette che lo rendevano impotente agli occhi degli altri draghi della sua taglia. Così, sono andato su Google Immagini e ho cercato immediatamente ispirazione, trovando degli ottimi esempi. Così mi sono messo lì e ho cercato di rendere le ali del drago Oho degne di un corpo e di una testa da drago. Mi ci sono divertito parecchio, nonostante stessi commettendo una marea di errori di cui mi sono accorto dopo. Avevo creato delle ali carine, accettabili, nonostante il mio scarso grado di conoscenza dell'argomento e delle tecniche. Non avevo toccato tutorial e il tutto era parecchio improvvisato. Me ne accorsi proprio nel momento in cui feci rispuntare la testa del drago e provai a riattaccarla al suo legittimo corpo. Avevo creato un grosso pollo con le ali. Era un obbrobrio, ma mai peggio del precedente, modesti a parte.
Da lì in poi ho provato in tutti i modi a capire cosa fare effettivamente per rendere quello un vero drago e non un maledettissimo pollo. Ho spostato la testa, cercato di rendere le ali più dragonose possibili, ho tagliato e sostituito il corpo, cambiato e ricambiato la forma delle ali. Questo drago è passato di fronte a dei lunghi interventi chirurgici, ma alla fine posso dire di aver raggiunto un risultato che garbava tutte le mie aspettative, migliorando finalmente tutto ciò che c'era da migliorare. Beh, devo ammetterlo, non mi sono allontanato molto da questo esempio. Beh, il segreto è stato... Ve lo racconto. Un grande uomo, una volta, in un tempo ignoto, salì su una montagna di discreta importanza. E, anche se non lo sentiva nessuno, dallassù disse al mondo: chi non sa fare, citta. E così ho fatto. Ho preso e rubato il corpo di uno dei miei Pokémon drago preferiti. L'ho tagliato e sminuzzato per farne quello del drago ovo. Successivamente, insoddisfatto dalla coda di Charizard, anche per fare un po' il paraculo per non copiarlo tutto come un compito di matematica, ho preso la coda di Dragonite. L'ho brutalmente attaccata al corpo del drago ovo e per finire come ultimo atto alla Dottor Frankenstein, ho rubato le ali del maestoso Mega Charizard. Beh ragazzi, dovevate aspettarvelo. Diciamo che sono potuto arrivare a fare un modesto tentativo amatoriale solo immaginando cosa avrei voluto fare. Mi sono anche divertito molto ed è una cosa che vi consiglio di provare se vi piace. Non serve né Adobe Photoshop né altri programmoni, un banalissimo Paint dovrebbe bastare. Fatemi sapere cosa ne pensate del video lasciando commenti e ditoni. I video saranno ancora un po' lenti nell'uscita per il mese di maggio, ma da giugno sarò più libero e prometto che ricaricherò regolarmente partendo da un video molto speciale. Molto, ma molto speciale. Un video in collaborazione con niente meno che il mitico YouTuber